Dallo Zibaldino di Giovannino Guareschi, Vanni Olivero legge Elettro Stufe. Oggi, approfittando della giornata festiva, ho scritto una perentoria lettera alla ditta di cristalli di sicurezza. A chi mi chieda come mai io, Giovannino, titolare di un'esigua azienda familiare di 3 capi e un canarino, abbia rapporti con ditte produttrici di cristalli di sicurezza, risponderò riferendo un brano di ordinaria conversazione fra me e la eccellente signora che, approfittando dello stato di emergenza, rese figlio quell'Albertino già qualche volta nominato. Signora, vado dal falegname a far risuolare le mie scarpe e dal sarto per una rimonta dei tuoi sandali. Giovannino, se passi davanti al bar, ricordati di comprarmi un po' di disinfettante per quando mi faccio la barba. Signora, già provveduto ieri e in quella bottiglietta dentro l'armadio del bagno, c'è scritto sopra cognac. Stando così le cose, cosa c'è di strano se uno, avendo desiderio di una stufa, si rivolge a una fabbrica di cristalli? È una storia triste e cominciò l'anno scorso, dal giorno in cui la dolce signora che mi rese utente di Albertino mi annunciò: è arrivato un piccolo paravento di vetro col guinzaglio. Le spiegai che non si trattava di un paravento, ma di una stufa, e che il presunto guinzaglio era un cavo conduttore. È una stufa elettrica, una specie di ferro elettrico, con la sola differenza che non è di ferro, ma di cristallo, e non serve a stirare, ma a riscaldare gli ambienti. Poi innestai la spina in una presa di corrente della cucina e di qui cominciarono le nostre avventure di carattere termico. Il fatto che, ficcando quella specie di forchettina nei buchetti a piè delle pareti, si provocasse l'accensione di una rossa lampadina spia fra le 2 piastre di cristallo del termovis, impressionò qualcuno, il quale, in silenzio, stava considerando da tempo il meccanismo. Si parla naturalmente di Albertino, essendo la mia compagine familiare composta di un signore, una signora, un bambino e un canarino, e posto in chiaro che il signore e la signora stavano parlando, chi poteva considerare in silenzio il termovis? Non certo il canarino, e questo mi dispiace sinceramente. Accortomi dei 2 occhi che fissavano biecamente l'apparecchio, intervenni. «Scotta!» dissi, avvicinando una delle sciagurate mani di Albertino alle piastre del termovis, e Albertino si ritrasse terrorizzato. Poco dopo accorrevo in cucina, attratto da un preoccupante sfrigolio, e trovavo Albertino molto soddisfatto. «Totta po'!» disse Albertino, indicandomi il termovis gocciolante. Gli spiegai come fosse da considerarsi la cosa più riprovevole del mondo il buttare pentole d'acqua su una stufa. Il caldo che le stufe sprigionano non è da considerare come incendio, ma come riscaldamento. Certe sottigliezze però non sono accessibili alla mente di un piccolo mascalzone. Per lui il termovis scottava, e le cose che scottano vanno trattate con l'acqua. Se quel disgraziato di papà proprio non voleva sentir parlare d'acqua, si poteva magari usare il vino del fiasco o l'aceto, ma un liquido ci voleva bene per spegnere l'arnese. Le nostre stanze olezzarono perciò di vino, poi d'aceto. Indi ci fu chi avvertì un immondo odore di fritto. «L'olio!» singhiozzò la dolce confezionatrice del piccolo nefando pompiere. Bisogna adottare la maniera forte. Tolsi perciò il termovis dal pavimento, lo sistemai sulla tavola di cucina e il risultato fu importante. Richiamati da un insolito rumore, trovammo Albertino sospeso a mezz'aria, aggrappato al cordone della lampada. Sotto si stendevano le macerie del piano marmoreo della tavola. Fra le macerie il termovis,
essendo di cristallo infrangibile, continuava a riscaldare imperterrito l'ambiente. Collocai il termovis sull'armadio. È una cosa irrazionale collocare un apparecchio di riscaldamento vicino al soffitto, in quanto l'aria calda tende all'alto, ma bisogna considerare che Albertino invece tende al basso, e questo giustifica tutto. Trascorse 3 ore, il soffitto sopra il termovis era diventato nero. «La stufa fa fumo», esclamò addolorata la dolce signora che mi conobbe giovinastro. E io non ebbi il tempo di spiegarle sdegnosamente che una delle più importanti caratteristiche dell'elettricità è la totale mancanza di fumo. Arrivò l'inquilino del piano di sopra. 6 bottiglie di Lambrusco!» gridò. «Scoppiate come bombe, vino per tutta la cucina, impianti e depositi parzialmente distrutti!» La esimia sciagurata che mi rese Giovannino allargò le braccia. «Ma anche voi!» disse. «Andare a mettere le bottiglie di vino proprio sopra la nostra stufa elettrica!» Ci fu una discussione piuttosto lunga, perché il degno personaggio sosteneva il contrario, essere cioè una infamia mettere una stufa elettrica proprio sotto le sue bottiglie, portando così all'ebollizione il vino in esse contenuto. Ci accordammo alla fine e il termovis fu tolto di sopra l'armadio e ritornò in terraferma. Albertino tentò ancora un paio di volte di spegnere l'arnese, prima con la varechina e poi con l'acqua di Colonia. Infine, visto che non poteva uccidere l'apparecchio, pensò di farne uno strumento per le sue scelleratezze. Imparò rapidamente a innestare e disinnestare la spina e a sfruttare abilmente la particolare forma piatta del meccanismo termoelettrico. Una notte mi svegliai madido di sudore, col respiro mozzo. «Hai la febbre», mi disse la mia vicina di lenzuola. «Scotti tu, scotta il materasso, il cuscino e la tastiera del letto. Una febbre completa». Provai a prendere un calmante, ma poi trovai più efficace togliere il termovis di sotto il materasso. In una afosa giornata di fine luglio, la signora Camilla, durante una visita in casa nostra, si abbandonò esanime nella poltrona sotto la quale era stato inserito, dal solito nefando ignoto, il termovis. 2 giorni dopo, la mezzo serviziera mi avvertì che la biancheria messa a mollo nel bagno bolliva. Chiese se fosse nostra intenzione cuocerla, nel qual caso sarebbe stato opportuno salarla. Naturalmente, tirando un certo cavo, uscì dall'acqua il termovis. L'ultima volta che ebbi modo di interessarmi del termovis fu quando, confezionati i bagagli per la partenza, la esimia fabbricatrice del più dannoso Albertino d'Europa mi avvertì che un baule scottava. Il cavo del termovis usciva dalla fessura del coperchio. Tutto procedette bene durante l'estate, ma ora Albertino è tornato, pieno di forza e di buona volontà, e il termovis è venuto a galla. Oggi, infatti, ho portato a spasso la famiglia e abbiamo fatto ritorno in sede verso sera e con una grande fame. «In 2 minuti faccio i ferri il pollo», ha spiegato la esimia compagna del mio appetito, aprendo lo sportello della ghiacciaia. Ci siamo trovati per qualche minuto avvolti in un fumo denso e nero. Poi la nebbia si è diradata e tutto è venuto in chiaro. La faccenda era di una semplicità enorme. Nell'interno della mia ghiacciaia elettrica c'è una presa di corrente che deve servire per inserire una resistenza aggiuntiva qualora non sia sufficiente quella annessa al motorino, e in essa era stata innestata la spina del termovis. Poi il termovis era stato chiuso accuratamente nella celletta frigorifera. Durante quelle 10 ore, dato che anche il motorino era stato messo molto opportunamente in azione, doveva aver avuto luogo una nobile quanto terribile lotta fra la macchina del freddo e quella del caldo. Chi aveva vinto? Dopo qualche minuto di silenzio pesante, la signora ha sospirato. Il pollo è cotto, manca soltanto un po' di sale. Ho mangiato il pollo più sciagurato della mia vita. Poi
ho scritto la lettera perentoria. Spettabile ditta dei vetri di sicurezza. I casi sono quattro. O mi mandate un dispositivo di sicurezza per il vostro Thermovis, o mi mandate un dispositivo di sicurezza per il nostro Albertino, o mandate un uomo a ritirare il vostro Thermovis, o mandate una squadra di operai a ritirare il nostro Albertino. Decidetevi. Ho scritto, poi, soddisfatto, mi sono abbandonato su una poltrona, trovandomi sotto, si capisce, il Thermovis già tanto caldo da indurmi a sedermi gemendo nel bagno pieno d'acqua. Il che è bello e istruttivo.